excitement, c'è agitazione, ci sono fotografe. Tu fotografi me, io filmo te. Abbiamo anche una bolla molto molto speciale. Arriva tipo in una scatola, si gonfia e diventa un incredibile posto dove fare le feste. Come on. Siamo in una struttura che è praticamente fatta in plastica, è stata gonfiata come una ciambella enorme. E noi qua dentro, senza danneggiare assolutamente l'ambiente, perché tutta questa plastica viene riciclata, è plastica che normalmente andrebbe ad intasare il nostro ambiente, noi l'abbiamo riutilizzata per creare un posto dove, quando abbiamo voglia, facciamo una party. Come ti chiami? Omar. Ciao. Allora, cosa stai preparando per questa sera? Che drinks, cocktails? Questa sera facciamo il mojito, la caipirosca, l'americano, il negroni, tutti sodati, quindi Cuba Libra, vodka lemon, e qualche cocktail fantasia di nostra invenzione. Mi sembra che stasera ci divertiamo, grazie. This is Thomas. Hi. This is Matteo. Camerino degli Zero Assoluto. Andiamo a vedere cosa fanno i ragazzi prima di andare sul palco. Excuse me. Hello, permesso? Oh, abbiamo quasi beccato Thomas e Matteo in uno spogliarello. Puoi pure continuare. Na, da, da, na, na, na. Hello. Hello. Come va? Bene, bene, io oggi ho visto... Perché mi ha dato il collo. Ah, è il braccialetto? Non ce l'hai il braccialetto? Tu non puoi stare qui. No, ecco, Thomas, mi dispiace, Thomas. La tua carriera è finita. Ciao. Adesso gli Zero Assoluto siamo noi. E come si fa a cantare insieme? Io sono stonata. Non sei io, non sei io. Vieni, ce l'ha, ecco. Che sarebbero gli Zero Assoluto se non fossero voi due insieme, che avete questa energia così particolare. Allora vi aspettiamo dopo sul palco, ok? Ok, scaldo la voce. Fate un po' di gargarismi. Pensavo di stupire tutti con un acuto che non hai, quindi insomma, nel senso. No. Ma infatti lo farò io l'acuto. Okay. Grazie agli Zero Assoluti, vi vogliamo bene. Mua, mua, mua. Mua. The Kiss, e ci vediamo dopo. Tu lo vuoi un caffè? Questo è uno dei camerini. Che cosa mangeranno? Wow! C'è anche qualcosa per il dentino dolce. Qui abbiamo qualcuno che ci può anche aiutare con la cucina. Omar, hi! Hi! Ben arrivato su RDS. Grazie. Omar lavora dietro le quinte. Lui è uno che prepara tutto quello che devono mangiare e bere tutti i nostri ospiti. Con mio fratellino. Con tuo fratello Karim, che salutiamo. Senti, ma ha fatto delle richieste speciali? Non troppo particolari, soltanto un po' di frutta fresca, un bel po' di tè verde, dell'acqua Evian. Sembra una tranquilla. Molto tranquilla. Ok, poco rock and roll. Poco rock. Molto salutare, grazie. Buon lavoro e ci vediamo dopo. Anche a voi, buon giro. Io continuo a trovare tutto quello che succede dietro le quinte. Accanto a me c'è un signore molto importante che si chiama Dean. Welcome, Dean. Hi, how are you today? Good. I just said you're really important. Oh, wow. And you know why? And you are important because you're behind the music of Nelly Furtado. Dietro la musica di Nelly Furtado abbiamo dato una faccia. We're giving a face to what happens also musically behind. How did you meet Nelly? Come l'hai incontrata? I met Nelly about 10 years ago and it was my lawyer that actually called me. And said, you got to go to Nelly's management. You got to meet this girl. She's going to be a star. And I said, okay. So I went down and met her and listened to the first record. And I was blown away from then. Say, Lord, right? Yeah. So there you go. È partita tutto da un avvocato, un suo amico, che dice, guarda, devi assolutamente sentire questa ragazza. Erano circa 10 anni fa. Perché è veramente bravissima e spaccherà. E alla fine aveva ragione. Lui è andato, ha sentito. Dean sta per andare sul palco. Fa qualcosa quei minuti prima. What do you do, apart from talking to me now, obviously. But do you do anything to get ready, to like make sure you're going to be okay on stage? I get together with the band and Nelly before we go on. We just go over what we're going to go over. If there's any changes that we made during soundcheck, we go over that really quickly and then we go on.
And that's about it. We do a little cheer, a little. So you do have like a woohoo. Okay. Allora, alla fine lui adesso scappa, va a vedersi con Nelly Furtado, guardano la scaletta, si mettono d'accordo, abbiamo fatto tutto come lo vogliamo, e poi fanno un piccolo urlo unito, woohoo, e vanno sul palco. Prossima volta ci vediamo proprio sul palco. We're gonna see you on the stage very soon. Thank you, Dean. You're welcome. Thank you. Grazie a Dean che è stato qui con Grazie. Noi oggi. Grazie. 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 RDS insieme a te. Trasmettiamo voglia di partecipare. Continuiamo a scoprire quello che succede dietro le quinte ad RDS nella giornata Nelly Furtado. Ho due donne incredibili con me. Con me. Wasn't that funny? It came out strange. Con me. Allora, Anita, hello. Hello, how are you? Hello everybody out there. E abbiamo anche, I'll get you to say your name because I'm not sure if I'll say it properly perché è spagnola, sentiamo. Celia. Celia, oh, wasn't that hard? Non era così difficile. Allora, what do you two do on stage? Che fanno loro sul palco? We just have fun. No, we're both. You do. You have fun, we seen. Do. We have lots of fun. We're both background vocalists. Okay. Loro sono coriste e si divertono moltissimo sul palco. Voi due fate qualcosa prima di salire sul palco? Before you go on stage, is there something that you two do together to make sure, I don't know, that everything's going to go well, or you do it all with the band? No, it's actually together, between us, we're always putting our makeup on together or fixing ourselves. Are you okay? Do you have some hair? Do you have some lipstick? Oh my god, okay, give me this drink. Okay, I'm going to do this. Music, but then when we see the band and Nelly, then we either go over a song with her, either or half a song to warm up, and she always comes and says, you know, good spirits, this is what we're gonna do, we're gonna go out there and kill them, and it's always a really good vibe before we go out, we're always revved up. Allora sicuramente la cosa carina che trovo che c'è solidarietà femminile, bit of female solidarity That's going on right. There. Perché si aiutano, ci abbiamo un po' di trucco, un po' di mascara, come mi sta il vestito, se tutto bene, in modo che quando escono sul palco sono perfette. E io mi raccomando, you are, I saw you during rehearsals, li ho visti durante le prove, e I'm ready to listen to you in our room, we can't wait. Thank you so much for having some time. Grazie a loro and we can't wait to see you on stage. Li vediamo sul palco, grazie, a dopo! Stiamo per andare sul palco, Nelly Furtado è quasi pronta e abbiamo qua dei suoi musicisti who have no idea of what I'm saying. Oh, hi! It sounds beautiful when you say it. Welcome to RDS. Your names, Daniel? Daniel Stone. Javier García. And Sean Kelly. Sean Kelly. It's funny, like listening to, even in Nelly's band, there's a mix. Yeah? Absolutely, yeah. Okay, so we've got people from all over the world. And with this album in Spanish, are you having fun? Is it different playing? È diverso suonare con la musica che è cantata in spagnolo? Yeah, you know what? It's really challenging for me because I get to explore some styles that I don't get to normally as a rock guitar player, so it's really cool. Allora, sicuramente per Sean lui dice carino, perché io magari sono abituato più a fare del rock e qui invece mi vado a confrontare con della musica diversa. What about you? Well, I think it makes the show a lot more fun when you change from song to song. You do something American, then you do something more Latin. It makes it go by faster and nicer, I think. Anche lui dice sicuramente il concerto, il live va molto bene perché questo mix fa in modo che sia anche un po' più interessante. And what about you? Do you sing along in Spanish? I sing along, but not with a microphone. It's hard too with someone who sings as good as Nelly, wouldn't it be? It'd be like, oh, I don't want to do with her. Difficile mettersi a confrontarsi con la voce di Nelly, che è veramente una voce molto, molto speciale. Thank you so much for your time. Grazie. We're going about to see you on stage and we can't wait. Io ho già visto le prove. I've already seen a bit of rehearsals. And it's sounding good, isn't it? Non vediamo l'ora. A tra pochissimo con il live di Nelly Furtado e i suoi fantastici musicisti. Thank you. Ciao, sono Diana, sono stata nella sala multimediale di RDS. Ciao, sono Claudio Guerrini, sono stato con gli ascoltatori di RDS e che non sono capace di dire showcase esclusivo di Nelly Furtado! Bravo, grazie! Oh ragazzi, tra un po' arriva Nelly Furtado! 1, 2, 3, applauso! Insieme viviamo grandi passioni!